Ragazze e ragazze, benvenuti in questo secondo allenamento per principianti. Oggi i muscoli che andremo ad allenare sono schiena e addome. Perciò, seguitemi in questo video. Il primo esercizio per la schiena è il rematore su panca con manubrio. Tenendo con una mano il manubrio e con l'altra mano appoggiata alla panca, inoltre una gamba piegata sulla panca e una terra per dare stabilità ed equilibrio al corpo, sollevate con il braccio il manubrio fino a formare con il braccio e l'avambraccio un angolo di 90 gradi. Scendete lentamente controllando il movimento e ripetete infine l'esercizio per otto volte. Il secondo esercizio per la schiena sono le trazioni alla sbarra semplificate con l'elastico. Legate una delle due estremità al centro della sbarra, l'altra estremità mettetela sotto le piante dei piedi. Afferrate la sbarra in modo che le braccia siano leggermente più ampie rispetto alle spalle. Tiratevi su fino a toccare la sbarra quasi con il mento. Scendete lentamente e ripetete l'esercizio per otto volte. Il terzo esercizio per la schiena è una variante del rematore visto poco fa. Le uniche differenze stanno nel tenere la schiena dritta e utilizzare entrambe le braccia e non più solo uno. Il quarto e ultimo esercizio per la schiena sono gli Australian Pull-Up. Mettendosi sotto una sbarra o una parallela come nel mio caso, con le braccia leggermente più ampie delle spalle o come nel mio caso parallela alle spalle, tirate con le braccia fino a toccare la sbarra o la parallela quasi con il petto. Scendete abbastanza lentamente controllando il movimento e ripetete l'esercizio per otto volte. Il primo esercizio per l'addome è il plank, iniziando con gli avambracci e le punte dei piedi a terra. Mantenendo la schiena e le gambe dritte, mantenete la posizione per il più tempo possibile. Il secondo esercizio per l'addome si chiama il TAP. Sdraiandovi a pancia in su terra, mantenendo la parte superiore della schiena leggermente staccata dal pavimento e piegando le gambe, con le punte delle mani piegatevi a destra e a sinistra, toccandovi i talloni. Ripetete l'esercizio 8 volte per lato. Il terzo esercizio per questa parte del corpo si chiama crunch inverso. Straiando via terra pancia in su con le braccia leggermente piegate e le mani vicino ai glutei, unite le gambe e portatele verso l'alto fino a formare con il busto e con le gambe un angolo di 90 gradi. Scendete lentamente controllando il movimento e ripetete l'esercizio per 8 volte. Il quarto e ultimo esercizio sono le sforbiciate nella posizione detta barchetta, ovvero sdraiati a pancia in su con la parte superiore della schiena e le gambe staccate dal pavimento, le braccia leggermente piegate e le mani vicino ai glutei. Muovete le gambe in alto e in basso alternandole tra loro. Mantenete questa posizione ed eseguite l'esercizio per più tempo possibile. Anche se spesso non vengono nominati, voglio aggiungere due esercizi, uno per il trapezio e uno per gli avambracci. Per il trapezio vi mostro le scrollate con i manubri in piedi o seduti. Tenendo nelle mani i manubri con le braccia distese, avvicinate le spalle alle orecchie, contraendo la base del collo. Scendete lentamente e ripetete l'esercizio per 16 volte. Per allenare gli avambracci, impugnate con una mano la molla e, con l'utilizzo delle dita, chiudetela completamente. Ritornate alla posizione iniziale e ripetete l'esercizio per 16 volte. Ricordatevi inoltre di alternare le mani.